Un nuovo spuntino e oggi vi presentiamo da vicino l'attività della Fondazione Arezzo Innovazione che ha sede nell'Innovation Building, nello stesso plesso in cui c'è Arezzo Fiere Congressi, in cui ha sede anche ad esempio la Camera di Commercio di Arezzo Siena, però ci concentriamo su questa attività che si svolge per servizi alle imprese con progetti europei e rivolta soprattutto quindi a tutto il territorio. Io do il benvenuto al presidente della Fondazione Arezzo Innovazione, benvenuto con noi al presidente Fabio Badii. Buongiorno, la ringrazio per questa opportunità. La fondazione nasce da poco, cioè nasce nel 2019, ma il progetto è ben più lontano. Il progetto è il 2011. Nel 2011 la provincia d'Arezzo si rende conto che dopo la crisi del 2009 tutta una serie di soggetti economici sono venuti a mancare, a sparire, a deteriorarsi, attori più vari, e quindi stabilisce con tanto di delibera provinciale che c'è un nuovo modello di governance che dovrà occuparsi del sistema dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e individua come unico soggetto il Consorzio Arezzo Innovazione. Consorzio Arezzo Innovazione si trasforma in tempi brevi in Arezzo Innovazione SRL. L'altro data fondamentale di questo processo di formazione della nostra fondazione è il 2014. Il 2014 la palazzina che ci ospita viene costruita Ecco, sì, e inizia. facciamo vedere insieme a lei, ecco, la palazzina di cui stava parlando. La mettiamo, ecco, così è possibile, dare uno sguardo, ecco, anche alla sede della vostra attività. Perfetto, la palazzina viene costruita e i quattro piani della palazzina sono costruiti per la metà grazie a un finanziamento della Regione Toscana, che è un finanziamento devoluto espressamente a quello che era il consorzio e poi Arezzo Innovazione SRL, perché determina gli spazi che devono servire ad Arezzo per l'innovazione tecnologica. Quindi metà di questa palazzina viene costruita appositamente per le finalità che l'attuale Fondazione Arezzo Innovazione ha sia nel proprio statuto sia nella mission che gli dedica ancora più stringenti delle precedenti l'attuale CDA. Poi nel Ecco, 2000. proprio parlando della mission, ecco, quali sono i settori di intervento di cui vi occupate? Benissimo, finisco subito. L'ultimo dato è che nel 2019 per la trasformazione. Cioè, la legge Madia prevede che le province non possono più detenere quote societarie e quindi nel 2019 la Arezzo Innovazione SRL si trasforma in Fondazione Arezzo Innovazione. La mission principale in questo momento è essere di supporto al territorio. Come si fa a essere di supporto al territorio? E per supporto al territorio sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Si cerca quelle che sono le realtà più pregnanti da individuare e da assistere. Faccio un esempio. Negli anni passati, quando ancora era Arezzo Innovazione e basta, si facevano corsi agiografi, si facevano progetti europei quando la filiera bonariamente ce li passava e poco altro. E da quando c'è il nuovo CDA, la missione è stata interpretata a tutto tondo. Benissimo i corsi agiografi, benissimo i corsi agli artigiani, benissimo l'utilizzo dei nostri spazi per ogni tipo di iniziativa. Per esempio, domani abbiamo un webinar, una volta sarebbe stato un seminario fatto nelle nostre aule specifiche, ma nello stesso tempo ci siamo assolutamente interessati a quella che è l'europrogettazione, perché in un momento in cui l'industria 4.0, la digitalizzazione, le energie rinnovabili sono i temi fondanti di questo momento storico, ancora più fondanti perché con l'arrivo del Covid l'Italia avrà ancora più bisogno di svilupparsi e non solo di svilupparsi, di rinnovarsi. Lo dicono tutti, ma poi il tutto va trasformato in realtà. Qui ci sono le strutture perché localmente si possa trasformare questo in realtà. Quindi
Quindi la nostra progettazione europea è raddoppiata, i canali di distribuzione li stiamo cercando, li stiamo completamente utilizzando, ma fondamentalmente ci rivolgiamo nella pratica al nostro territorio, ai comuni, quindi abbiamo già dei processi di digitalizzazione in corso col comune di Castiglione-Fiorentino e col comune di Cortona. Per quello che riguarda la green economy e quindi progetti di carbon free, il comune di Montevarchi e la provincia stessa è interessata a una nostra progettualità. Quindi siamo a disposizione, anche perché essendo una fondazione noi non abbiamo scopo di lucro e quindi le nostre esigenze sono quelle di farla vivere e di patrimonializzarla, ma non di lucro. Siamo a disposizione dell'intero territorio. Bene, Presidente, io farei entrare all'interno della nostra intervista online anche due dei suoi collaboratori. Abbiamo dunque Marco Sarrini, che coordina l'attività della Fondazione Arezzo Innovazione, e anche Francesca Tavanti, che è Project Manager, e si occupa soprattutto della produzione di progetti europei. Andrei subito da Marco Sarrini proprio per capire insieme a lui come funziona l'attività delle politiche attive anche sul territorio della fondazione, quali sono i maggiori campi in cui si concentra l'attività. Alcuni li ha già anticipati il Presidente. Ecco, cominciamo dalle attività anche che riguardano la formazione e il rapporto con il polo universitario aretino. Prego Marco. Sì, grazie Ilaria. Perfetto, per quello che riguarda le politiche attive sul territorio, su impulso del nuovo CDA, come diceva giustamente il Presidente, è stata fatta una scelta strategica, quella di abbinare alla vocazione internazionale della Fondazione anche delle attività, dei progetti che avessero una ricaduta più diretta sul territorio. Arezzo Innovazione è fondazione di partecipazione, il che vuol dire che è possibile per vari soggetti, enti territoriali, personalità giuridiche, persone giuridiche e aziende del territorio, entrare nella pagina della fondazione come soci sostenitori o come soci partecipanti. Quindi, per radicare la nostra attività sul territorio, abbiamo scelto di procedere a contattare primariamente i comuni delle quattro vallate aretine, ma poi estenderemo, diciamo, questo rapporto di sinergia e di collaborazione anche con altri comuni di tutto il territorio nostro di competenza, per vedere appunto di agevolare, quindi dando seguito a quella che è la nostra funzione istituzionale, agevolare i comuni che non possono farlo in proprio tutta quella che è la trasformazione sull'innovazione digitale e l'industria 4.0. Consentire a loro quindi di avvicinarsi e di fare sviluppo tecnologico e a noi comunque di radicare la nostra attività sul territorio, in beneficio appunto degli enti territoriali che vorranno collaborare con noi e delle aziende. È stato sottoscritto un accordo strategico, diciamo, di rilevanza storica tra il Polo Universitario Aretino, la Fondazione Polo Universitario Aretino, che è ospitata qui all'interno dei locali di Arezzo Innovazione, ed importanti aziende strategiche a contenuto, a vocazione spiccatamente tecnologica del territorio. È stato fatto un progetto di assoluto rilievo perché è connotato da una circolarità sull'aspetto formativo sia dei ragazzi delle scuole superiori che i ragazzi dell'università. Forse non tutti sanno, mi piace qui ribadire questa cosa, che il Polo Universitario Aretino ha attivato sul territorio un corso di ingegneria e informatica che è curato direttamente dal Politecnico di Milano. Politecnico di Milano, che oltre a essere il riferimento per il governo sull'industria 4.0, consente quindi qui sul territorio, attraverso l'offerta didattica del Polo Universitario Aretino, di laurearsi ai giovani aretini senza spostarsi dal territorio, consente di avere una laurea in ingegneria informatica del Politecnico di Milano. Questo non è assolutamente scontato.
E quindi sempre sulla scorta di questa joint venture tra le aziende del territorio, il Polo Universitario, il Politecnico di Milano e Arezzo Innovazione, è stato ideato e è entrato nella fase preoperativa un progetto di formazione circolare. Circolare in che senso? Sono le aziende stesse che collaborano con il Polo Universitario Aretino che richiedono al polo un'offerta didattica, un'offerta formativa ad hoc da indirizzare ai ragazzi sia con percorsi di laurea ma anche con percorsi di avviamento al lavoro, quindi diciamo nella fase conclusiva delle scuole superiori, un'offerta formativa mirata affinché questi giovani poi vengano assunti dalle medesime aziende che hanno richiesto questa formazione specifica, queste figure professionali ad hoc. Quindi una circolarità formativa sul territorio in beneficio delle aziende del territorio e della comunità tutta, direi. Molto bene, grazie a Marco. Io passerei a parlare anche di europrogettazione con Francesca Tavanti che sta in questo momento proprio producendo progetti che riguardano Arezzo, la provincia. Ecco, quali sono i settori su cui Arezzo può intervenire, su cui può svilupparsi in collegamento con i fondi che arrivano dall'Europa? Sì, grazie. Allora, sostanzialmente i nostri settori di intervento sono quelli dell'Industria 4.0, l'innovazione e la digitalizzazione. Quindi in questi campi diciamo che noi siamo già molto attivi da tempo, insomma. Principalmente sviluppiamo progetti europei di cooperazione internazionale che sono volti all'implementazione di politiche pubbliche dirette proprio a favorire il trasferimento tecnologico. Per farvi un esempio, abbiamo un progetto ora attivo che si chiama Internisa, che è un progetto MED di cooperazione nel Mediterraneo, che è proprio volto a creare una rete di sinergie per lo sviluppo delle competenze digitali femminili. Questo tramite un incrocio tra domanda e offerta per incrementare il numero di donne digitally skilled nell'area proprio del Mediterraneo. Sullo stesso filone, il progetto Femina, che invece è un progetto Interreg di cooperazione tra regioni. Attraverso, diciamo, lo scambio di idee e buone pratiche si cerca di superare quelli che sono un po' gli ostacoli legati alle barriere dell'imprenditoria femminile. Per quanto riguarda, diciamo, poi altri filoni di progettazione, abbiamo i progetti Erasmus sulla mobilità internazionale, che sono sicuramente un'importante opportunità per avvicinare i nostri ragazzi ad esperienze di interscambio scolastico con risvolti, a forte impatto sociale, occupazionale, ma anche, insomma, di crescita. Quindi, per quanto riguarda, riprendendo il filone un po', del discorso del 4.0, abbiamo avuto un importante progetto finanziato dalla Regione Toscana che ha permesso la creazione di un Polilab, che è un laboratorio polifunzionale. Tra poco, Francesca, faremo vedere proprio le immagini che riguardano i locali che sono stati adibiti a Polilab, quindi questo laboratorio polifunzionale, possiamo definirlo così. Esatto, è un laboratorio, diciamo, che tramite questa sperimentazione ergonomica permette lo sviluppo di un'attività di ricerca e di prototipazione con una pianificazione di interventi per perfezionare appunto l'ergonomia dei sistemi e incrementare la soddisfazione degli utenti sia in termini di benessere che di sicurezza salute. Il tema della sicurezza è sicuramente molto attuale anche, insomma, a seguito della pandemia Covid-19, quindi ecco, questo è appunto quello che vediamo adesso, proprio il laboratorio, questa è la parte della centralina di controllo, quindi insomma è stato un progetto finanziato che ha avuto un riscontro importante. Io allora ringrazio ancora il presidente della Fondazione Arezzo Innovazione Fabio Badì, i suoi collaboratori Marco Sarrini e Francesca Tavanti e speriamo, ecco, attraverso questo spazio di aver fatto conoscere la vostra attività che può essere davvero una risorsa, un'opportunità per l'economia aretina. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Grazie.